canale contiene le mie personali opinioni se non siete in grado di farvi una risolta si sente che c'è quindi no, è una cosa buona però, però devastante funziona per rotondare e quindi no, è una cosa buona devastata stupefatto. stupefatto mettete like al video se vi è piaciuto commentate sotto nei commenti seguitemi anche su Instagram sul canale telegram il dinaro dello svapo e vi consiglio di non guardare il video sera ragazzi grande FIFO 73 <ride> bentornati in una nuova live del piedinaro dello svapo ditemi subito mi vedete mi sentite bene dignitosamente bene e poi così vediamo subito se, se è tutto quanto regolare tanto saluto svapolò iugio 86 grandissimo tesio che anche lui c'è stasera Faffe Grande, Dennis Cora, dieci minuti dopo quello che è, esatto. Oh, ciao Svapolò, buonasera, buonasera. Allora? Cos'è che ha scritto? È ora di, di tagliarsi i capelli teso a gola. Ah, infatti. No, devo tagliarmene anche io i capelli qua. Non si distingue più la testa. Eh, è già quasi troppo caldo è già quasi troppo caldo ti vediamo benissimo perfetto intanto che continua a collegarsi tutto quanto il mondo visione io do due svapatine qui ho la batteria al 4% e sto mi sto intrippando sotto con il peric quello for pod cioè proprio quel prugnoso buono che mi piace da matti buonasera svap experience Pancarana, buonasera anche a te oh, state arrivando state arrivando, molto bene giove 84, allora stasera ho già fatto la live, il video, però ho tenuto quella rosa per la live perché è in pandan con tutta quanta la situazione e devo dire che l'ho allora, anche svapata da quando ho fatto il video, cioè da prima di fare il video e da quando ho fatto il video tutti i giorni e mi è piaciuta molto adesso fra 5 minuti <coughs> la vado a caricare perché l'ho provata con il jk che esce bene l'ho provata con il peric for pod con il barley for pod e il cavendish e, e rende molto bene volevo provarla anche con la liquirizia di farmacondo Massa c'è il mitico experience popolare yeah l'ho salutato salutato <coughs> Esatto, Teseo, le box rosa sono il futuro. Intanto se mi vedete che sto schiumando come un maiale, è perché fa un caldo bestiale infernale. Gianmarco, buonasera ragazzi, per il mio errore ho comprato da Emporio Pan la Pico con Ares 2 da 24, ma non facendoci caso ho sbagliato box e non è intradato. No, sa come funziona Ares da Emporio Pan? Io non ne ho la più pallida idea. Buonasera Stefano, buonasera. Allora, vedo che intanto vi state iscrivendo in tanti... Vedo che in tantissimi avete rinnovato l'abbonamento con Amazon Prime, grazie mille. Mi, mi fa molto piacere che continuate sempre a sostenermi. E, eh sì, accendi il condizionatore, il condizionatore non c'è. Adesso voglio vedere di, di metterlo su con quel bonus del 110 quando lo fanno. Così vediamo di fare la casa la casa come si deve. Io non riesco a capire se io sono a fuoco o no, faccio molta fatica perché sono stanco quindi vedo tutto spannato male se vedete che è un po' più di colore perché sono stato al mare settimana scorsa all'ombra e mi sono un po' E <ride> grande Joe prova a spegnere il condizionatore esattamente soprattutto prova a riaccenderlo dopo averlo spento senza togliere corrente all'intero palazzo allora io direi che possiamo incominciarci allora innanzitutto leggo le specifiche tecniche per chi non avesse visto il video per chi fosse interessato a risentirle allora, beh, le col ci sono sia da 8 che da 1.2 ohm, sempre mesh, e sono le col proprietarie Vaporesso che a mio parere funzionano bene, forse anche meglio di quelle mh, di Aspire. La cosa figa è la batteria, batteria integrata da 2000 mAh. Allora, io l'ho provata e secondo me ci fai 8 tank. Aspetta, che alzo la sedia, ci fai 8 tank sicuro, sono proprio sicuro. Però dura veramente tantissimo. Anche perché poi la svapo a 13-15 watt. Grazie, DJ Jams. Dovresti solo inquadrare un pelo di più alla tua destra. No, no, l'ho messa apposta così, Teseo. L'ho messa apposta così. Se no, si vede che scende giù la... la roba mi viene nervoso. Fede, sbaglio o hai preso qualche chilo? Sei bello tondo in faccia? No, non è la barba, sono sempre uguale. Anzi, eh, in tanti mi hanno detto che quando mi vedono, che sono un po' dimagrito, eh, è la barba, è la barba che, che fa il tondo. E poi ho le guancette così perché. E poi la telecamera ingrassa, eh, si è sempre saputo. Non è tondo, è giallino, ma va a cagare, andate tutti quanti a cagare. Allora, la tiro fuori. Allora, innanzitutto, dov'è la box? La rosa è bellissima. Questa qui, veramente, è bella. C'è catomizer, giustamente. Poi vi danno vetrino di ricambio e OR di ricambio di tutto che se avete la fortuna come me trovate tutto quanto polverizzato come l'ARES. L'atomizzatorino, che per me è una figata e funziona da Dio. Poi l'altra cosa figa, vabbè, una coil da 1.2 ohm di ricambio, dentro c'è già quella da 0.8, scratch and checks, tutte quante le varie robe. La cosa figa è il caricabatterie il cavetto per ricarica batterie e il metodo di ricarica che adesso lo devo trovare perché l'ho già usato per qualche altra cosa, sicuramente sarà dentro quest'altra. Andiamo a vedere. No. Ah! Che è quello solito vaporesso. però adesso lo troviamo. Però la cosa figa Niente, l'ha mangiato il gatto. Vabbè, la cosa figa è che è il solito vaporeso con la mollettina, però ha um, l'USB-C che ricarica a 2A di carica, quindi si ricarica veramente molto in fretta. Mi dissocio da qualunque battuta abbia pensato su quella box. <ride> no, è la TV che ingrassa. Ma sì, dai. Bleh. L'estate, che bella stagione. Stasera purtroppo posso stare giusto per un saluto veloce. La riguarderò. Ciao, ciao Morfiti, grazie. Allora, l'attualizzatore si smonta in un secondo, quindi basta girare la parte inferiore. La coil per toglierla basta tirare. Quando è nuova ovviamente bisogna farci un attimino leva, proprio un millimetro perché. Un millimetro, un pelo. Ok le cose sono queste qua il tipico evaporesso. GXT da 0.8 a mesh da usare da 12 a 20 watt adesso vado a metterci dentro due goccine di liquirizia grande da Tift l'estate che va la stagione sono tre giorni che diluvia qua anche qua è brutto mettiamo dentro poco 1, 2, 3, 4, 5 gocce basta 5 bastano se no si ingrassa Ok, il cotone è assorbito. Andiamo a rispingerla. Basta proprio spingere finché non va imbattuta. Una volta che è imbattuta, si avvita la parte sotto. Poi apriamo svitando la parte superiore, che così, quindi aperto. E andiamo a fare il pieno. La capienza è di 2 ml. Una volta fatto il pieno, si avvita, io lo ruoto per sicurezza. E andiamo a regolare l'aria e io la tengo su un foro e mezzo aperto. Come tutte le volte io devo sclerare perché lo allago sempre di una goccina. E poi comunque tutti quanti gli atom, è inutile che la gente dica che non è vero, tutti gli atom a testine quando vai a ricaricarla, a ricaricare il liquido, ti fa sempre quella goccina dentro che gorgoglia proprio un, un secondo. Io cosa faccio? Lo giro verso il basso, do una scotolata e vado da dio. Dopodiché lo andiamo a montare, magari con la mano destra che siamo più comodi. Andiamo a impostare in Watt qui l'avevo messo in Volt perché stavo utilizzando con un'altra con un altro Atom e lo vado a mettere io di solito sui 13 Watt perché secondo me rende molto bene sui 13 Watt mm. La liquirizia esce una bomba veramente Sembra di mangiare tipo la pasta di liquori. Le, le rotelline dell'aribo. Vedete quelle che dentro sono quel marroncino bello? Quelle lì. Attendo. Hai due orecchie che spuntano da sotto il tavolo. <ride> Ma non è vero. Ah, sì, è la maglia di Bugs Bunny. Deadlift, gioca Sinadri, durante la pandemia ha fatto così tanto sole che si sono seccate anche le falde. Finisce la pandemia e inizia il diluvio. Beh, è giusto così. Perché devi soffrire, bisogna soffrire tutti. Oh, Zappolo, domani gli arriva il Roulette. Tanto siete tutti quanti VIP, eh? non, vorrei, non vorrei dire, ma i fedeli della chat sono quasi tutti quanti VIP. È buonissimo questo qui. Io devo dire una cosa. Allora, Vaporessa a me è sempre piaciuta in quasi tutto. L'unico problema che aveva. A parte che faceva soltanto ottimizzatori, ci da guancia ha sempre fatto poca roba. <coughs> Però era il suo punto debole. Secondo me, secondo me la cosa. La cosa figa è che questo giro è riuscito a fare un atomizzatore, ma tutto da MTL, con le sue testine proprietarie, e va bene, che funziona da Dio. Cioè questo qui secondo me è meglio del Nautilus. Io lo preferisco, ma di gran lunga. Perché, boh, il tiro è veramente giusto, l'aroma per me è superiore a quello del Nautilus. Cosa volete che dica? Anche a ricaricarlo, si svita, non fa una goccina, quando lo riavvitate nell'OR non rimane niente, fa zero, condensa e a parte che è bella, piccola, la batteria ha una durata che è allucinante. È oggi la Sara ha svapato un tank due tank di del 900 a 3 volte 6, quello che è, e ha usato cioè di batteria eh, eh, dovrei cambiare la, la roba però cosa ha usato un sesto di batteria quindi c'è cioè, qui esci la mattina torni la sera e ci fai anche probabilmente il secondo giorno senza doverla ricaricare si ricarichi in fretta 2000 mAh sono infiniti e è una roba incredibile io spero veramente che per questa bocca per questa combo qui, per questo kit eh, la GTX One, chi la deve importare, i distributori la importino perché è un prodotto della Madonna. Cioè di solito Vaporesso la importano sempre in pochi perché non so, evidentemente non ci credono più di tanto. Però questa qui è da avere, cioè se avete un negozio, non, non lo sto dicendo perché mi paga la Vaporesso. Ma perché mi, mi sono accorto che veramente la stiamo usando tanto e, e secondo me, per chi vuole smettere di fumare o che ha bisogno di un kit d'estate per andare in giro o quello che è, questo è veramente il top. Grazie, Scarno 74. Ma veramente il top. A me piace da matti, la sto svapando di brutto e infatti sto rigenerando pochissimo perché finché ho, ho le colme ne ho mandate 3-4 scatole. Madonna, è bellissimo. Croccante essere VIP. Dettif, tranquillo, finito il diluvio ci saranno le cavallette, poi pioveranno rane, poi moriranno i primogeniti, quindi Socio, infine app appartamenti di Teseo Gola verranno messo in disordine, <ride> esattamente, e il frigo si aprirà da solo. Teseo non è VIP, no, perché se sei... Un moderatore e un editor, non puoi essere anche VIP. Sei già moderatore ed editor. Il Vince, grande Vince, buonasera. Ciugo 80, solo io non sono VIP? No, no. Allora, i VIP fondamentalmente sono: eh, diventa VIP. Ho un numero limitato io di persone che possono essere VIP. Quindi metto chi è primo alla fine di ogni mese come top donator proprio a di soldi, quelli lì dei 680 euro, eccetera eccetera che lo vedo da Streamlabs e poi metto il top, quello dell'abbonamento quelli primi in classifica, di, delle varie classifiche e li metto VIP, se sono già VIP ovviamente non aggiungo, non aggiungo altri Prezzo del kit? Non ne ho la più pallida idea adesso voglio andare a controllare se mi date soltanto un secondo allora perché vaporesso sul suo sito non mette mai prezzi io vado a vedere qua vaporesso si chiama gxt1 vaporesso gxt cerca vediamo se c'è già in preorder Spero che sia già in pre-order. Internet sta volando stasera qui. gtx One MOD è in pre-order. Esatto. Qui però, non so se anche con l'atomizzatore. Comunque, 26 dollari. Pochissimo pochissimo e ne vale la pena di brutto io mi ricordo che eh, gli stick 20 watt costava boh, 40 euro quando l'avevo presa io questa qui costa la metà c'è cioè, 2000 mAh cioè, fa paura fa paura Teseo, ora che c'è il sto meglio, anch'io sono più rilassato, molto più rilassato. Dennis Corà, sono le nuove testine da battere? Sì, secondo me sì. E, ma allora, già la esso, con anche la roba delle testine quelle da Flevro, vi ricordate quando avevo fatto il video e, e avevo la stecca, quella così, con tutti i vari tipi di testine? A parte quelle ceramiche, che secondo me, a me non piacciono, poi magari a tanti sì, ma, ma a me fanno cagare tutte, le cose quelle in ceramica, la ceramica dentro, e tutte le altre erano, erano tanta roba. E, e già di lì avevo visto che ci vuole. Ave, bisogna avere le palle quadrate per fare le testine tue e soprattutto per avere un'attenzione così particolare. Secondo me, tutto quello che hanno fatto era uno studio per arrivare a queste, a quelle della PM80. Che sono similissime a queste probabilmente sono anche le stesse ma io non le ho più e, e poi a studiare un attimo cioè hanno vinto ci hanno messo più tempo hanno studiato hanno preso informazioni da tutto e poi hanno fatto le nuove cestine da battere almeno questo è quello che penso io poi magari c'è chi dice ma non che cazzate a sparare le va vabbè però se voi le provate secondo me sono veramente le nuove cestine da battere queste qui anche a livello di durata cioè io in questo qui sono a più di 10 pieni, la Roma è ancora perfetto, cioè 20 ml perfetto, ma buono. E devo dire anche un'altra cosa, secondo me hanno anche un pelo in più di hit di quelle di Apair. Con l'atom 45 dollari, beh non è tanto eh, sono 40 euro, 40 euro ci sta di brutto. Se calcoli che un Nautilus quanto costa? 20 euro, 25 euro? No, adesso non lo so perché è un po' che non lo prendo. Con 15 euro c'è anche la box. Teseo Gola, hai vomitato in un preservativo che avevi in testa per 20 euro. Come piacciono a te i soldi? A nessuno mai, veramente era colpa delle modifiche, vero, vero. Le coil 7,79 dollari 5 testine, proprio poco. Poi c'è da aggiungere qualcosa di spedizioni, ma poca roba, davvero economico. No, veramente, guardate che... Io l'ho sempre stimato, voi lo sapete, sono sostenitore di Vaporesso da due anni, dalla prima collaborazione che abbiamo fatto. E... Allora all'inizio devo dire che li ho spinti tanto perché comunque i prodotti erano buoni. E... Però erano, erano buoni nel senso che erano nella media dei top prodotti. Però proprio come azienda io ho visto che non sono dei coglioni. Cioè se, se tu gli dai un feedback loro lo recepiscono e ti scrivono, Cioè, ti chiedono proprio sì, ma come pensi che si possa migliorare? Eh, qualche co ogni cosa che gli do... Loro non gliene frega niente di quante visualizzazioni fa il mio video, eh, di, di, di qualsiasi cosa. Loro, l'unica cosa che mi chiedono è: mandami il link del video perché vogliono vedere che ho fatto il video giustamente, quello che è. Ma prima ancora che esca il video, mi chiedono cosa ne pensi. Ti piace? Faresti delle modifiche? Eh, cosa pensi che si possa migliorare? Secondo te può piacere? Se sì, perché? Se no, perché? E ascoltano quello che gli dico, cioè. Eh, è una cosa che non fa quasi nessuno. E facendo così per due anni, almeno da quando io ci collaboro, sono arrivati a fare questa cosa qua. A furia di rompergli le scatole, di, pro di avere prodotti MTL eh, con le testine tutto quanto, ce l'hanno fatta, ci hanno messo tanto, ma hanno fatto un prodotto che spacca, che secondo me adesso è il prodotto da battere. Di questo tipo ovviamente. Stefano dice secondo me il top sarebbe stato se avessero fatto un sistema di ricarica più pulito tipo slide per capirsi, ni perché alla fine è pulitissimo. Perché ti posso assicurare che sembra una cazzata. Ma il vetrino che si riassottiglia e poi va su, e ha lo R in cima quando tu lo vai a svitare, anche il tappo ha una forma tale che tu lo sviti. Lo puoi girare. Lui ha tipo una mini vaschettina. Dove se c'è una goccia di liquido, rimane qui, qua non scende niente, tu carichi, chiudi e sei perfettamente tutto asciutto. Cioè è impossibile bagnarsi, a meno che non lo, non lo ruoti, questo è normale. Però io mi sono trovato da Dio, cioè anche in spiagge, in giro, non ho problemi a aprire, riempire, chiudere, perché so che non fa una goccia. Gioca sinadri. A proposito la BMW? L'ho perso. Ah, è ancora dal meccanico a dimostrare la superiorità, la superiorità delle Audi? No, no. L'ho ritirata venerdì sera. <ride> Oggi l'ho portata anche dal gommista. Abbiamo montato le scarpine nuove. L'ho lavata. Guarda, che bella. Adesso si vede la mega soffocatissima. Eh? Pronta, pronta. E abbiamo già purgato le Audi. Abbiamo già purgato delle Audi. Ma di brutto. Ma anche delle, delle altre, anche, anche, Abbiamo purgato anche un fiorino a metano. Con dietro scritto Sono ecologico. <ride> e posso dire che anch'io sono ecologico perché la mia macchina, anche quando vai piano per 100 km, ci dà l'aperta, non fa vero di fumo. Non fa una fumata neanche a pagarla Perché io svapo E sta a vedere che la macchina fuma adesso Questa è pessima ma va bene E, e, fa, e faccio i 20 km Perché oh, no! Yeah. Grande Marcus Fenix Mi sopporta Cos'è che ha detto? No, perso per sempre Non pensare che non ti voglia bene Non serve che mandi le mail minatorie per ricordarmi di fare la sub <ride> Ma no, me ma l'ho mandato tempo fa perché erano scadute tutte quelle di Prime e Prime non, non le manda. Ma io mi fido di voi ragazzi, lo so benissimo che mi volete tutti quanti bene. Anche io vi voglio bene. Secondo me finiscono prima quelle di Scarfi. Ho dato prima la macchina a me. Gliel'hanno fatti in 24 ore. No, no, no. Vince, <ride> che sei un coglione. Meglio del primo Nautilus, perché Nautilus 2 esiste solo per far incazzare la gente, come fa a incazzare scarpine al posto di gomme, ad esempio. Eh vabbè, quella è una roba mia strana, di... grazie intanto per la donazione. Però sì, per me è meglio del primo Nautilus, eh sì. Sì, 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 sì. Vince, veramente. Stefano Vaporesso ha fatto passi avanti su materiale design. La Gen, ad esempio, la prendo solo per quanto è una godura toccarla. Ma. Nah. sempre, eh? Adesso è senza batterie perché sto caricando tutto. però la Gen, anche questa qui, quando io vado via, o spesso anche in casa. Adesso, ultimamente in casa la sto usando un po' di meno perché, come vi ho detto, sia io che la Sara stiamo usando queste qui più piccoline che sono comodissime. Eh, però quando tipo vado a, tipo adesso sto fine settimana giovedì parto e andiamo su da, dai parenti della Sara in, in uh, Piemonte prendo su questa e io so che esco di casa con questa posso anche non prendere su le batterie e torno con questa e, e sono ancora cariche la ricarico da, da, da usb se ho bisogno e poi sì, veramente da toccare questa è una godura incredibile e non si rovina la cosa bella è che non si rovina usano materiali top, top per qualsiasi cosa. Eh, secondo me la Vaporesso è la, la marca di lusso dei cinesi, delle, delle box, de, delle vendite cinesi. Come, ecco, invece una volta era la Smont, quella di lusso, quella che faceva... La Smont era di lusso. Eh, però era ancora più famosa per fare le cose da, da pazzo criminale. No? Loro si inventavano delle robe strane, incredibili, eh, deficienti eh, e avevano il coraggio di farlo. Adesso ho preso posto la vaporessio con eh, eleganza, perché comunque sono el molto eleganti. E devo dire, questa qui ha al tatto è lo stesso materiale del, della Gen. Adesso. Non, non zoomo perché sennò divento scemo. Che so, la telecamera è lontanissimo, non riesco più a rimettermi a fuoco. però è lo stesso, la stessa gommina, quel materiale gommato della, della Gen. mi piace, poi la sto svappando sempre. Gioca Sinadri. Ah, Automod. <ride> no, no. Oggi ho messo uno pneumatico in cantina. Entro quanti giorni sparirà? Hmm, dipende che misura è. Trick, buonasera. Ho visto adesso la notifica. Tranquillo, tranquillo. Esatto, <ride> Joe, potevi metterlo sopra il frigo. Dentro il frigo. No, ma Joe ha detto che il frigo lo aprirà soltanto quando raggiungeremo il donation goal, quindi... Probabilmente non lo. Quanto manca? 41 giorni! Per me non ci arriveremo mai in 41 giorni. Poi c'è stato il coronavirus, siamo tutti poveri, un macello. Esatto, il frigo l'apre 2000 euro. Però donate a lui, eh, non a me. Mi a donare 2000 euro a Gio per aprire il frigo. Voi le donate a Gioca Sinadri, poi lui me li rigira a me, quello che manca. E ci abbiamo guadagnato tutti. Cioè, tutti. Io e lui. <ride> Frank mi insegue. È diventato follower. Grazie, Frank. Avete delle domande, delle curiosità da farmi? No, che caldo che fa, ragazzi. C'è un'umidità. Allora su io bevo. Poi faccio la mia sudatona dopo la bevuta. Devi fare una maratona. Ne fai molte di più di donazione. Eh sì, il problema è avere il tempo per fare la maratona. Adesso che è estate io ho bisogno di, di svagarmi un po', dopo tutto l'inverno a casa, sempre a casa, sempre a casa. Ho la fortuna che vado all'appartamento al mare e andiamo lì e proprio io stacco col cervello. Cioè vedete anche nel gruppo Telegram, io non guardo più, per, tre mesi, per due mesi e mezzo eh, si va al mare e non guardo più niente, telefono, gruppi. Sto lì con la Sara, spiagge, il ce la rilasciamo, spendendo niente mangiamo da Dio, veramente. C'è lì a Cesanatico, a Valverde dove sono io, che è a cioè noi con 15 euro pranziamo in due e mangiamo pesce. Cioè, top, abbiamo trovato rosticceria che spacca. trick600rr Fede adesso ho capito perché volevi l'exuvia pink, hai capito? perché il, il, il fucsia è il futuro Ci siamo passati un po' di là eh. perché donation goal, led di qua lampada di là, tutto però a me piace da matti il fucsia a me piace da matti anche il verde il verde dollaro. No. no, il verde acceso però dico a tutti quanti che il verde fa ridere, cioè non va bene per le, le cose di video. Quindi ho optato per il fucce. Col culo che ha Joe, se gli donate dei soldi, gli rubano gli Anonymous. Sì, sì. Anzi, ah, con i soldi gli Anonymous gli comprano altri 5 frigo e gli mettono di fianco al posto auto. <ride> Comunque il frigo secondo me c'è perché si è rotto, ma costa smaltirlo, è una pugnetta andare a smaltire, allora lo tengo lì finché non trovo una soluzione. Pioeso. Ciao, conosci mica qualche negozio o artigiano che potrebbe cambiarmi il circuito a una box? È un appetit del cavolo. Ma mi piace un sacco mi scoccia che sia morto il DNA. Ah, io purtroppo non conosco nessuno. Però non la buttare mai. Le Petite per me è una delle box migliori che ci siano. Trovi un modo di metterla a posto. Magari se c'è qualcuno che lo sa, lo scrivi in chat. Piadi, se stai bevendo acqua, forse è l'ora di fare meno live e un pelo più sport. Senza offese, sia chiaro. Cosa vuol dire? Perché? Ma no, io bevo sempre acqua. Oggi tra l'altro ho bevuto due litri e mezzo d'acqua a lavorare, ho sudato come una merda. Un caldo incredibile a avvitare delle teste. <ride> Gioca a Sinadri, teseo col culo che ho mentre tento ad aprire il frigo mi cade addosso alla macchina. Esatto, e si apre il bagagliaio e ti spacca lo specchietto dal mondo. Il verde cava eh, il verde Kawasaki e tanta roba. Il futuro è abbinare il blu elettrico e il fucsia elettrico. Sì, però bisogna fare in un modo più, più maschile rispetto a come fai te, Teseo. E soprattutto io dietro di me non ho nessun quadro storto. Ma è storto veramente Teseo, una ragazzata. Gioca sin ladro, non costa niente smaltirlo. Basta chiamare l'azienda municipalizzato lo vengono a ritirare gratis è quello l'assurdo inoltre abbiamo l'isola ecologica a 200.000 eh ma magari spera che ci vada piano piano da solo qualche scossina d'assestamento lì piano piano grazie alla prossima live prova a chiedere anche a Mirko se conosce qualcuno sì però non lo so se lo conosce qualcuno io so che allora la bottega qualche cosa fa o meno faceva, non so se riesce a farlo ancora. Deadlift. Ah, è storta la casa e qua devi dire scusa. Ho sudato un botto a vitare teste, che cavolo fai? Monto manichini. No, le teste... Io monto i mega-pistoni idraulici, no? E avete presente tipo quei tubi che... Ah, per dire, quelli che alzano i camion, no? quei pistoni con il piede sotto no? Faccio, facciamo anche quelli e da dove esce il pistone quella lì c'è una testa così lunga tutta quanta filettata che è da avvitare e quella lì tiene la pressione no? la pressione di spinta e anche di ritorno e, e quella lì da avvitare con tutte le varie guarnizioni e le tenute che mentre avviti sono mega dure e, e quindi fai fatica oggi ne ho fatti tipo boh una trentina di, di piedi, per cui tipo quelli dei camion dei pompieri, che sono delle svetole così larghe, lunghe, un metro e mezzo. Pesano boh, 95 kg l'una. E, e quindi ogni componente pesa 20-25 kg. Avvitare, far girare tutta quella roba là con le chiavi sono diventato scemo. E, e quindi ho sudato di brutto, dovevo bere, 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 bere. Poi io da furbo fra uno e l'altro, intanto che lo collaudavo, con una mano collaudavo, con l'altra svappavo, del buon chentacone che non secca niente. Ma il DNA santo si trova ancora, secondo me sì. Buonasera Alessandro. Io non l'ho provato il Golden Cavendish. La casa di teseo è storta perché quando si apre la finestra con la pioggia poi l'acqua defluisce da sola nelle sue scarpe, sì sì. Fatte il pistone telecomandato per la sede della Sparco, quello dovrei farlo però dovrei farlo elettrico, dovrei farlo elettrico, però avrebbe un motore brutto. Eh, però si potrebbe fare, però dopo deve avere il filo, cioè è brutto. Invece lo, io potrei fare idraulico a lavoro, però dovrei avere una pompa con un serbatoio con dell'olio, devo andare a 100 bar, 150 bar almeno. E è scomodo sentire... mentre mi muovo. Mi pare di sì, ma mi va bene anche se ci si riesce ad adattare un altro circuito, basta che torna a funzionare. Al top se lo trovasse il DNA40, DNA 40 è, è è il DNA30 sono stati i migliori DNA di sempre. Beh, adesso c'è quel color che vanno ancora meglio, però lì non glielo puoi mettere. Che Deseo, per pagare 15 euro di pesce a cesenatico? Detift, Mirko sicuro conosce qualcuno, mi pare che si era fatto modificare una billet per farla diventare meccanica. Questa non la sapevo. Fede, tra tutti i Kentucky della tabaccheria, quale preferisci? La solo di Kentucky. Oppure anche le cigar. Fede, oh, era sempre quello, stavo rileggendo sempre quello. Sì sì appunto si trova ad acquistare sui 50 euro Eh la sfiga è del DNA che anche solo il circuito costa tantissimo Il fluster avrà la campana regolabile mediante un pistone idraulico che si attiva con Alexa, sì. La sfiga è che ancora devi girare con lo zaino Oppure fanno quelle cinture con il gancio traino con dietro un rimorchio targato Con dentro delle batterie e delle pompe Pompe? Mi sto, mi sto inchiodando. Comunque no, non sono ingrassato ragazzi, dai. Sono in forma. Cioè, guardate che fisico che ho. Io no, io non mi ingrasso. Io marcisco. Esatto, il problema è trovo... Ah, ma prova a montartelo te! Hai zero 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 manualità. Guardati un tutorial da qualche parte al massimo la smonti se non, non riesci proprio a capire come fare il problema è lo stesso la mandi smontata a qualcuno che te lo fa ma tabacchi non la tabaccheria ne hai provate ultimamente parte double white è perfetto non stai più portando tanti liquidi allora io tabacchi di altre aziende ne ho sempre svapati pochi e ultimamente collaboro con la tabaccheria e quindi lavoro con tabaccheria non mi sembra bello neanche portare altre aziende anche perché mi piace di più quella e quindi farei sempre paragone, ma a me piace il tipo di estrazione che fanno loro, come lavorano loro e quindi porto quella. E di altri liquidi. E ultimamente non ci sono aziende che mandano niente quindi. Che non si anche di non tabaccosi sto portando farmacondo perché io collaboro con farmacondo e ho portato CyberFlavor perché me ne ha mandati ho portato gli altri di Galactica perché me li ha mandati però io svapo tabacchi quindi non è che è per dire se io comprassi altre cose le potrei provare ma in generale di mio per mio gusto non, non svapo altre cose quindi quando me li mandavano alla grande a me piace da matti fare le, le recensioni di liquidi però ultimamente sta mandando più niente ma non a me in generale a, a tanti a quasi tutti mandano pochissima roba e le box, quelle cose lì è calato di brutto anche per il corona però piano piano si sta riprendendo e, e riesco a portare cose però liquidi sono tutti fermi hai il fisico da scaricatore di pdf <ride> ma, ma non è vero Comunque meglio del mio sollevatore di polemiche. Esatto, io una volta mi avevano detto che io sono un fomentatore di folla. Quello che vede la gente che si sta un po' scaldando, te li... ma sentite cosa ha detto quello. Poi la cosa? Io, 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 se mi avessi detto con me... Poi quando si scaldate tiro un pugnolino in mezzo e, e poi parte la baracca. Mi piacerebbe sentire cosa ne pensi dei vaporcave. Cave. Ah, i Vapor Cave li avevo provati tanto tempo fa con, uh, con Maurice, ci sono ancora i video. Mai fatto, ma da ciò che so non è complicato cambiare circuito. Se non te, qualcuno che ha un soldatore e smanetta un po' con l'elettronica potrebbe riuscirci. Secondo me sì, tranquillamente, ma proprio tranquillamente. I Vapor Cave sono comodi li compri e dopo 24 anni li svapi. Concordo con te, sono al momento inarrivabile a complessità di aroma, però ogni tanto cambiare ci sta. Oggi ho visto un video sul Golden Cavendish e preferendo i tabacchi chiari agli scuri sono molto curioso. Ora sto svapando Black Cavendish for Pod, spettacolo. Sì, sì, ogni tanto ci sta a cambiare, però io allora ti dico... Da quando ho iniziato a svapare ho svapato di tutto, cosa che voi mai non potete immaginare. E quando trovi una cosa che non riesci a staccarti, insomma, la tabaccheria negli ultimi anni, cioè qualsiasi cosa fatto, è buona di Dio. Cioè, mh, e ho capito anche perché, perché ho capito come lavorano, so come lavorano, so quello che fanno, e li conosco molto bene. E, e se un prodotto non è in un certo modo loro non lo fanno uscire. Cioè buttano via litri e litri e litri di cose perché non è venuto come doveva. Magari è venuta una roba che è buonissima, mai sentito una cosa così buona, però non era come voleva. Mancava ancora, butta, rifai e riparti. E quando lavori così, cioè come fai? Come fai a staccarti da quella roba lì? È impossibile. Agitati e svappa, esatto, <ride> tra l'altro già ho visto il tuo video che fai il ballettino a lavorare, è bellissimo Cosa la tieni in cantina? Cosa la tieni in cantina? Ne riparliamo quando proverai il liquido al durian Non so cos'è il durian Esatto, per questo mi agito. Cos'è il durian? Cos'è il durian? Non lo so. Però anche lì, cioè, eh, ci sta che ci sono delle aziende, cioè, ci sono tante aziende che magari fanno 50 liquidi, uno fa la storia, mega top di sempre, però è uno. E quindi magari prendi quello lì perché ti piace. Però io ho visto che la tabaccheria c'ha tutti. Cioè, ogni cosa che ha fatto la tabaccheria è ancora sul mercato e va ancora di brutto. E alla gente piace. Cioè, segno che lavori proprio bene. Vuol dire che non devi mai aver sbagliato un colpo. Ah, il durian, il frutto che sa di fogna. Bah, quello con la cadaverina dentro. Il piedinaro, fatto anni fa nel negozio dove stavo prima, in quello in questo adesso, se anche avessi il tempo, verrei fucilato adesso dov'è che sei te? alla Troni si guadagna bene alla Troni trick purtroppo la manualità del dottor <ride> Voiberg quindi hai le chiele al posto delle mani ok? I amico è anche peggio so che economicamente idiota non prende la nuova ma mi scoccia troppo non è economicamente idiota perché se tu con 50 euro la metti a posto hai risparmiato 50 euro e non hai buttato via della roba. Quindi anche a livello di impatto ambientale. E poi a me piace riparare le cose. C'è cioè anche la mia macchina. Tutti quanti, ma cosa metti a posto? Tanto la tua macchina adesso varrà 5.000 euro. Ci spendi 1.000 euro adesso. Poi se si rompe il turbo sono altri 1.000 euro. E eh, la prendi nuova. No, la mia macchina è bellissima. A me non c'è una macchina nuova che mi piace di più della mia. E poi perché la devo buttare via che va bene? Io spenderò. Ho speso 1000 euro. Con 1000 euro che macchina mi prendevo? <ride> Niente, di certo non una BMW. E se la prendevo anche, la avrei presa uguale alla mia che funzionava, e poi magari mi dava i problemi. La mia è la mia. Quando c'è un affetto nelle cose, non ne vale la pena. Come quelli che restaurano la 500 d'epoca: è una macchina che a restaurarla spendi 5.000 euro. A comprarla restaurata spendi 5.000 euro. Però la gente le restaura. Perché? Perché gli vuole bene. E sa che quello che spende non lo riprende. Come i tre quarti delle vespe. Ma infatti tu pensi di metterla a posto, ma il tuo meccanico l'ha già rottamata. No, 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 no. È bene che va. Il mio zio mi ha portato le caramelle al Durian dalla Cina. Sapevano di immondizia e calzini sporchi. Ma perché fanno queste cose? Se io mi chiedo veramente perché. Jo si guadagna benissimo. Meno di, un, di uno youtuber che fa svapo durante il coronavirus più o meno. Ma bene, comunque. L'azienda è la stessa. Ah, che scemo. L'azienda è la stessa, solo che ora al marchio Troni. Mi hanno trasferito in un altro negozio, credo, per punirmi di non so che cosa. Ora gli faccio fare più soldi di prima. Ah, ok. Il Vince compro un Harley e smettila di buttare via soldi in gasolio. Ma sì, poi quando piove con l'arle arrivo bello, asciutto. No, no. Titanico, sono leggermente in ritardo. Buonasera. Sì, fra 10 minuti più o meno io stacco, 10 minuti e un quarto d'ora stacco. Però ti puoi godere questi ultimi 15 minuti di. di goduria. Compro un Harley e converti la metano. Te scherzi, Tesio, ma. Io non posso dire chi, ma voi non lo conoscete, però non si può dire perché è una cosa che non va fatta. Conosco uno che ha una BMW K100 e che va a benzina e metano. Non è una cazzata, veramente. E, e c'è il suo impiantino a metano, li gira è top, è il top. Però che non credo si possa fare. Al Vapitali 2018, quando te uscivi con Infinity, alla fine della fiera, verso 17, mi arriva un amico che lavora in uno stand, mi sfida a provarlo e niente, ho dovuto comprare un altro gun. <ride> Ti faceva cagare, immagino. Eh, vabbè, sono gusti. Ah, ma del Vapitali online sa qualcosa, quando lo fanno, boh, a me non mi ha detto niente, probabilmente non, non mi chiameranno neanche come ospite da nessuna parte, che tristezza, veramente. Ci saranno tutti, tutti, tipo, adesso faccio aprire un canale YouTube a mia mamma e la chiameranno, e, e a me no... Ma non so come funziona, a parte di scherzi, non so come funziona. Beh, ci sono i saldicar tedeschi convertiti a gasolio, residui della seconda guerra mondiale, sì vabbè, ma gasolio ci sta. A combustibile gassoso eh, per me fatica ho appena comprato l'ares la prima rigenerazione nella mia vita sto avendo dei problemi e eh, dei consigli da darmi l'ares 2 immagino no guardate il video che ho fatto guarda che vada dio eh. l'ares 2 vada dio è uno degli atomizzatori più facili da rigenerare e stabili che ci siano Piaglia anche qua, anche uno qua al Maserati l'ha fatto diventare a metano, pazzissimo. No, invece ha fatto bene. Se gli piaceva il Maserati ma non poteva permettersi di spendere 400 euro a settimana di, di benzina, ha fatto benissimo. C'era uno qua che aveva il distributore del metano, ancora negli anni 90, e lui comprò una Ferrari testa rossa e la fece a metano. Ah, no, l'Infinity, mi riferivo al Durian. Ah, che schifo. Ma piatti, hai pestati i piedi a qualcuno che non ti considerano per i Vepitali nonostante i numeri? No, io non ho mai pestati i piedi a nessuno. Boh, ma perché io magari non sollevo mai delle polemiche e cose. Boh, che cazzo ne so. Chiamano sempre tutti, ma non mi chiamano mai. Per qualsiasi cosmo, ma va bene. Eh. Io, io sto bene lo stesso. Allora, Maratona di Virtual Tour. Ecco, quello, quello già si può fare, Davide Pelato, buonasera. Se non ti invitano ti invito per una sgardellata. Ma poi quest'estate c'è. Allora, io non so quando ci sarà il Vepitali, ma se è il giorno dell'aperato 50 50 anni del Pelato, sono una volta sola. Grande Davide tipo. Sei un grande ti giuro, io. È una cosa che non si può mancare, l'Aperato 50, te lo giuro. Io voglio comprare la 500 nuova elettrica e convertirla a metà. A parte che non si può fare. Però la 500 elettrica può essere interessante. Eh? A, parte, a parte che la 500 è bruttissima. A me non piace per niente. Però se, se facessero una BMW decente elettrica, che c'è già ma costa 130.000 euro, quindi se facessero una BMW decente elettrica da stare sui 25.000 euro magari sui 20.000 euro usata anzi come ho preso la mia che l'ho presa usata di 3 anni a 19.000 euro quando ancora potevo permettermela e che alla fine io stavo guardando adesso le macchine cioè con eh, a prenderti una roba buona perché a me piace a me piace sono gusti eh a me piace avere le macchine buone e che in tanti anni non mi dà problemi, che mi porta in giro bene, comode, io, giro tanti, io uso tantissimo la macchina. Cioè, con meno di 30.000 euro non prendi niente. Una BMW adesso costa prendere la nuova 60.000 euro. Una come la mia, tipo. Caffè, io l'ho presa usata che aveva 3 anni e l'ho pagata 19.000 euro. Bellissimo, cosa mi prendevo con quei soldi di equivalente e che andava bene per così tanto tempo? Quasi niente. E se la facessero io la riuscissi a trovare. Adesso beh non ho i soldi. Però se facessero una roba economica decente. Il problema delle macchine etiche è che sono orrende. Sono orrende. Adesso ne ha fatta una nuova, credo la Honda Che sembra un po' tipo la Talbo Lotus. Bellissima. Però costa 45.000 euro, 48.000 euro. Cioè, con un 127 elettrico non può costare così tanto. Quando sarà degna, sarà da prendere elettrica veramente. 13, 14, 15 giugno, settimana, quando io sono via, perfetto. Io ho comprato un, un Samurai 13 di 30 anni apposta per restaurarlo. Ma il Samurai è il top, benzina di elettrico. Sono belle solo le Tesla di fascia alta e la BMW 8. No, aspetta, adesso hanno fatto anche la Volvo, il, il SUV della Volvo con 600 cavalli elettrico. Però anche quella lì costa come un rene, cioè sono, sono inarrivabili. La 500 sono 37.000 euro. Se ci guardavo ieri sera a prendersi una BMW 4.30, quindi il 3.000, coupé full optional del 2018-2019, quindi che è un anno e mezzo con uh, 20.000 km, cioè proprio da concessionario. 27.000 chilometri spendi 32.000 euro cioè, di cosa stiamo parlando una 500 elettrica o una macchina della madonna Dai, è una follia costano troppo costano troppo quelle lì le, le può prendere chi, chi ha un'azienda e la fa, fa come macchina aziendale c'è i pannelli te la ricarichi al lavoro e ti, ti, ti scarichi le spese perché sennò no è, è, è insensata Consigli l'usato per le auto alla grande. Devi andarci però con un carrozziere. Perché le parti di meccano, di me, ah, dipende, poi io parlo, di, io parlo BMW perché sono le uniche macchine che, che ho sempre preso usate. Eh, nuove ho preso Fiat, Opel, con le Fiat non ho avuto problemi. Eh, a parte tre differenziali rotti nella Panda, ma vabbè, quella era una roba che era fatta in garanzia. Eh, le Opel ho sempre avuto problemi a prenderle anche nuove. BMW le ho sempre preso usate, non ho mai avuto problemi, eh, quindi ormai le conosco bene. Eh, a livello di motore, non hanno, vabbè, almeno le ultime da, dal 2012. Da quando hanno fatto il motore 180 cavalli, che monta la mia, non hanno mai avuto problemi. E bisogna che ci vai con un carrozziere bravo che ti dice se è stata sbattuta o problemi di carrozzeria, perché a livello di motore, qualsiasi cosa succede, la peggiore delle ipotesi. Sarà volare frizione da rifare o il turbo e sono 1000 euro e 1000 euro. Tea oggi che auto? Aspetta, eh. Face Palm doppio BMW deve andare a benzina ed essere a trazione posteriore. Quello è poco ma sicuro. Può anche andare a diesel. Fidati, fidati che il 330 con una bella centralinata va come una M3 e allora. Te ad oggi che auto compreresti? A ah, nessuna. Mi piacerebbe prendermi il Serie 4 coupé o la nuova 320 Touring, che è bellissima, però costano troppo. Poi le fanno tutte, cambi automatici Ma io mi fendo nervoso riguardo i cambi automatico. L'unico cambio automatico veramente buono delle auto non Ferrari, non quelle robe fuori di testa, è il DSG. Quello che monta Audi e, e Volkswagen. Quello è veramente l'unico buono, ma veramente buono. Però, no, manuale, manuale la Volvo xc 90 Sì, ma intendevo le auto full elettriche, eh? L'hanno fatto, hanno fatto. No. Adesso te la farò vedere se trovi il giornalino. La Jaguar non ha l'elettrica. C'è la mia vicino di casa. Sì, anche le Jaguar sono belle. Il surriscaldamento dell'atom può essere dovuto alla coil. Sì, può essere dovuto alla coil che è troppo grande o la spingi troppo. Oppure la stai svapando per tantissimo. Tiri uno dietro l'altro per tanto tempo e si scalda per forza. Uè, buonasera, Gioca Predator. Qualsiasi M, M2, M3, M4. Eventualmente M5. La M4 per me è la più bella. Anche la M6, la M4 e la M6. E comunque quella nuova onda che è figlia di una Golf è una Talbot che somiglia a una 126, non so come si chiama. Sì è vero. Comunque è veramente, quella lì è una Talbot Lotus con i fanali a LED ed elettrica, bellissima. Ora guardavo per comprare una Talbot Lotus così quando io... A me piace guardare macchine che non posso permettermi. E che non ho, cioè non ho posto per tenere. Perché... Ma forse la Talbot ci starebbe anche nel garage. Cazzo è una Talbot originale. Viene 29.000 euro. Fa cagare. C'è senza allargamenti, senza niente. Quindi lasciamo perdere. Il mio budget attualmente è di 120 euro. Quindi probabilmente potrei pagare il passaggio di una macchina che qualcuno vuole regalare. Ma forse. Ciao Marco il Veneto. Dennis Corà, fa conto sulla campana, è capitato anche a me alla prima rigenerazione. Ah, fa corto sulla campana. Eh, stai attento, stai attento a quelle cose lì. Teseo, comunque anche lx l'XIM è interessante, eh, beh, è chiaro, eh. Anche il nuovo SUV, quello della Lamborghini, bellissimo. Ce n'è di cose bellissime. Anche il Porsche Macan. A me piacerebbe molto il GT2RS. È la mia macchina preferita di sempre. Però sono altre cose. Gianmarco tranquillo, allora fagli una coil da 2,5 di diametro. La metti a altezza... cioè proprio i due lembini che vanno attorno alle viti, quelli che vanno nelle viti, li fai andare dritti. E lì non hai problemi. E la mandi a 3.8 volt Lì proprio vai tranquillo, funziona da Dio. E anche il Quattro, la Urus, esatto. Ce ne sono due a Forlì di Urus. Beati loro. No, non l'ho vista la nuova Lamborghini ispirata alla Batmobile. Tutte le Lamborghini sono ispirate alla Batmobile. Tutti. Cioè tutte, da sempre, sono dalla Batmobile. Ma... L'altra sera mi sono guardato un video dove restauravano una R5 Turbo 2 Ragnotti replica. Sto ancora sbavando adesso. Sì, quella è, è davvero i ceci per guidarla. E chi andava veramente forte con quella macchina mi sa che c'era quasi solo Ragnotti. Ah, e poi Ragnotti andava bene con qualsiasi cosa. Però andava molto più forte lui con eh, la Clio. Lui con le trazioni anteriori le guidava come erano le posteriori. Cioè le buttava di traverso, culo davanti al muso, gas, forza. Faceva anche i tornanti traverso, puntava contro traverso, contro traverso, con un anteriore, che fa fatica a farlo con una posteriore, con un 4x4, lui andava a fuoco. Che figata. E con gli ultimi 3-4 commenti ragazzi, poi vi do il saluto, eh. clicchiamo qui perché... Tanto niente meglio di una Chevrolet Avevo blu con targa bulgara per andare in centro abitato a una piotte 10 con cui prendere un muretto. E ti dico, fermate, che cretino, che cretino che sei. Io resto dell'idea che la macchina migliore del mondo è la Ford Raptor. No, 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 assolutamente no. Adesso ti dico anche io qual è la macchina migliore del mondo. Da sempre parliamo dal mo del mondo da sempre. Aspetta, sto, sto ragionando. La macchina migliore del mondo da sempre può essere la Volvo Station quella tipo del 88-92. Quella lì è una macchina che tu ci fai 4 milioni di chilometri, capienza di carico incredibile, aerodinamica inesistente, orrenda, però funzionalmente era una delle migliori macchine del mondo. Uf. Per il problema di aver sbagliato la box, Sto usando la Ecomode, quindi non è regolabile. Di mattina provare a la col. Va bene, Gianmarco. Se hai bisogno scrivimi su Instagram. Non scherziamo, la migliore Lamera H2. Rigorosamente gialla, 4.000 cilindrata. Fai 4 km con un litro. Se vai piano, una volta lanciato, se no fai mo molto meno. Te lo posso assicurare. Vabbè, quando io ho girato per un po', che me la prestava un mio amico fuori di testa, lui si era preso il Dodge Ram quello col motore Viper, l'SRT10, eh, 10 cilindri, quello andava, quello andava, era posteriore, mi ricordo, eh, Forlì, Marina di Ravenna, Marina di Ravenna a Forlì, grazie a Fele, che è poco, cioè non è tanta la strada, 273 euro di benzina, andando a fuoco, eh, a vita persa, però quello era interessante perché tu eri ai 150 schiacciavi e fumava l'argomento di dietro. Era bellissima. Sembrava di girare con una motonave quando andavi tipo a 2000 giri, oh, boh, 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 boh. bellissima una cattiveria allucinante, allucinante. Cioè, tu schiacciavi in terza, che eri ai 50, cioè, il volante diventava morbido, le ruote davanti erano a un dito da terra. Era bellissima. Macchine americane, 5 litri e sospensioni posteriori a balestra. Ma va là, va bene solo sul dritto, è vero, è vero. Di bola la, la DAF variomatic. Mamma mia, è normale che il cotone esce leggermente dalla campana. Deve uscire, i due baffetti devono arrivare a toccare il fondo del, del deck. Cioè, proprio qua in basso devono arrivare a toccare Renault 5 GT Turbo e il becchino che ti inseguiva perché sapeva che eri suo è bellissima è bellissima veramente beh anche la 1 Turbo anche il peso 205 la Cleo Williams il 306 il Saxo VTS ce ne sono di macchine che costano poco e ti diverti tanto anche l'escort uh, turbo quella piccolina il uh, 1600 mi sembra che sia orrenda e, e proprio agghiacciante però andava dava sì ma ti inseguivo con uno turbo anche quelli era una bella bara eh. io vi dico quando facevo organizzavamo le gare accelerazione c'era della gente che veniva in moto con delle uno turbo da 400 cavalli, non so con che coraggio ho già andata la strada. Vince, Panda 4x4. Grazie. Grazie mille. Panda 4x4, color coppa del nonno. Giovicella l'aveva la mia nonna quella lì, veramente Coppa del Nonno. Con gli interni, proprio quella cremina lì, proprio del gelato della coppa del nonno. Col cambio tondo, senza neanche scritto dove erano le marce, 4 marce. Sì sì Gianmarco scrivimi pure su Instagram tranquillo. Vabbè, dopo tiri fuori le Cosword, lì è un'altra cosa. lì è altro prezzo, altro budget. E delle Cosword, la mia preferita è la Sierra Cosword 4x4. Non il pinnone, che è posteriore, divertentissimo, ma la 4x4 è proprio... ha uno stile incredibile. Poi se becchi... c'è la becchi nera, la final edition, l'interno impeller che ha bella quella. Sì sì, se frenavi andai più veloce. Soprattutto la terza frenata, quando i tamburi erano caldi. Lì proprio frenavi e sentivi che prendevi lo slancio. In quarta, pena tiravi in... In quarta piena tiravi indietro. Ti super... Sentivi proprio che ti superavano gli alberi. Ma parliamo di monopattini elettrici. Detta questa, ragazzi, vi saluto. Vi invito a iscrivervi al canale se non siete iscritti condividete la live, fate iscrivere tutti i vostri amici su Twitch e io vi ringrazio per avermi seguito vi auguro una buona serata vi ricordo che questa qui è la combo migliore sul mercato di adesso di non rigenerabili grazie noi ci vediamo domani in un video molto probabilmente non è vero o forse sì chi lo sa a suo tempo Mercoledì sera il live con tutti quanti i deficienti che mi accompagnano sempre e vi auguro una buona serata, buonanotte, buon lavoro a tutti quanti per domani quando andate a lavorare e se non scrivete se sentite che c'è come fate sempre non siete nessuno. C'è il vento in casa, buonasera ragazzi, grazie.